Buongiorno a tutti, e ben ritrovati per chi è venuto ieri e per chi è nuovo oggi. Siamo alla seconda giornata di questo primo modulo di Laboratori dal Basso, di questo progetto Dal Teatro al Cinema, Formazione e Imprenditorialità. Questo primo modulo che lo sta affrontando l'esperto Vito Palumbo. Il modulo come titolo ha Dall'idea alla sala. Vito poi vi farà un accenno di quello che abbiamo già trattato ieri mattina e ieri pomeriggio, cioè farà un breve riassunto, e poi procederemo oggi con gli argomenti della giornata di oggi. Volevo ricordare, siccome ci hanno comunicato ieri che avevamo 160 persone che erano in diretta streaming, se qualcuno vuole porre delle domande a Vito, lo può fare benissimo scrivendo sulla pagina di Teatro Sospeso su Facebook e su Twitter. Mi raccomando, di Teatro Sospeso, perché se andate su altre pagine non vi risponde nessuno, cioè nel senso non le leggono le domande. Quindi abbiamo la pagina sia su Facebook che su Twitter, potete scriverci per farci le domande. Io do subito la parola a Vito e prego. No, c'è il microfono mio. Ah, ok, giusto. Allora, buongiorno a tutti e buongiorno a chi è eventualmente online. Come si dice nei telefilm, facciamo un riepilogo delle puntate precedenti. Quindi abbiamo parlato ieri, intanto abbiamo intrapreso un breve percorso di 3 giorni in cui parleremo e vedremo insieme che cosa c'è dietro un film e come si realizza un film. Questo perché, ovviamente non posso in 3 giorni darvi troppe nozioni o portarvi insomma a una professionalità estrema. La cosa che voglio fare con voi è quella di in qualche modo stimolare la vostra creatività, rendervi curiosi, magari portarvi ad approfondire l'argomento e a, perché no, a sperimentare direttamente, che è la cosa migliore. Magari prendendo una videocamera e girando qualcosa con degli amici, sperimentando a fare un piccolo montaggio e soprattutto a guardare più film. Magari siete già dei grandi utenti cinematografici, però io spero che comunque anche i video che vedremo oggi, che vi stimolino a, che ne so, recuperare magari qualche classico del passato o ad approfondire alcuni argomenti. Allora, ieri abbiamo parlato, siamo partiti un po' della base, ieri abbiamo parlato della sceneggiatura, quindi di come nasce proprio dall'idea alla sceneggiatura. E poi abbiamo parlato della produzione, abbiamo accennato un attimino al come si passa poi dalla sceneggiatura alle tre fasi della filiera produttiva, che sono appunto quella della pre-produzione, dello shooting, cioè del set vero e proprio, e della post-produzione. Allora, cercando di non annoiare le persone che ieri già c'erano, giusto un piccolo riepilogo, di quello che abbiamo fatto. Magari cerchiamo di farlo insieme, così coinvolgo anche voi e facciamo un riepilogo insieme. Per quanto riguarda la sceneggiatura, io qui ho una piccola sceneggiatura, ovviamente capiamo dalle poche pagine che è un cortometraggio. Ieri abbiamo visto appunto come nasce una sceneggiatura, che non dobbiamo confondere con il copione, che invece, perso il microfono, che invece è diciamo l'elaborato che riguarda più il teatro. Come si passa quindi dall'idea alla sceneggiatura? Abbiamo detto ieri intanto che l'idea non c'è una formula magica per averla, vi ricordate? L'idea può venire in vari modi, o leggendo magari un romanzo, e quindi in quel caso dobbiamo chiedere comunque all'autore la disponibilità a cedere i diritti o comunque a capire se è interessato a una rivisitazione sotto forma di lungometraggio, di cortometraggio, o comunque di racconto per immagini. Ovviamente non tutti i romanzi si prestano, romanzi, racconti brevi, non tutto si presta a una rivisitazione. Quello che ho detto ieri è che diciamo una buona cartina di tornasole per capire se si presta qualcosa o meno a un racconto filmico è capire mentre leggete se vi si formano in mente delle immagini. Ovviamente anche questo è relativo, perché noi siamo, diciamo, abbiamo diverse attitudini.
c'è chi di voi magari quando legge qualcosa immagina e immagina, che ne so, più situazioni visive, c'è chi addirittura sente magari, immagina suoni, immagina, che ne so, colori, riesce a vedere meglio i personaggi. Chi magari, che ne so, lei che ha fatto architettura, magari riesce a immaginarsi meglio le location, i luoghi in cui è ambientata la storia. Però ecco, l'importante è che vi vengano in mente immagini. Questo già è una buona cartina di tornasole per capire se un romanzo o un'idea si presta a un lavoro successivo in cui sviluppare una sceneggiatura. Quello che dicevo ieri è appunto di, prima cosa, chiedervi: vale la pena lavorarci? Che vuol dire che quando si passa dall'idea al lavoro vero e proprio, perché le idee vengono, cioè vuoi o non vuoi, che ne so, sei in treno, ti capita magari vicino di posto un po' che stimola l'immaginazione, perché magari è un personaggio, come si dice, e magari ti viene in mente un'idea. Cioè, le idee vengono anche se non vogliamo che vengano. Il discorso poi è passare all'azione e mettersi lì su carta e lavorarci. Quando mi metto su carta per cominciare a lavorare, mi devo chiedere: vale la pena cominciare questo percorso? Questo percorso che poi porterà eventualmente a un film? Vale la pena raccontare questa storia? Ovviamente, poniamo il caso che valga la pena. Ora cerchiamo di capire un attimino, come passare appunto, all'azione e vediamo anche oggi, stamattina, quali sono le figure professionali che lavorano un film. Le abbiamo più o meno viste ieri, oggi le trattiamo in maniera più specifica e capiamo ogni figura professionale di cosa si occupa, quali sono le sue mansioni. Alcune le conosciamo, alcune sono anche leggendarie, come il produttore, no? Ci immaginiamo il personaggio col sigaro in bocca, con le scarpe sul tavolo, sulla scrivania, questa figura romantica, no? Che abbiamo visto magari a volte nei film o nei racconti. Immaginiamo il regista con la sciarpa magari rossa, la Fellini, con la sedia, io ho la sciarpa rossa, no, è un caso, giuro, con la sedia, con il nome dietro, no? Immaginiamo queste figure mitiche. Oggi cerchiamo di vederle un po' più nello specifico, anche di smitizzarle eventualmente, di renderle più realistiche, più umane. Anche perché molte volte capita, per chi si avvicini al cinema, per chi voglia fare cinema, capita magari di non sapere quali sono le professioni. E quindi se io voglio fare cinema, ma non conosco quali sono le figure professionali, non so neanche in quale ambito cimentarmi. E quindi magari, che ne so, potrei essere un'ottima segretaria di edizione, ma non so cosa fa la segretaria di edizione. Potrei essere un ottimo fotografo di scena, ma non so cosa fa il fotografo di scena. Ancora peggio, c'è una figura professionale che si chiama direttore della fotografia, che è una delle più importanti su un set cinematografico, che pochi conoscono. Io mi è capitato a volte di persone che fossero convinte che il direttore della fotografia fosse il fotografo. Oggi, ecco, vediamo queste figure professionali nello specifico, e cerchiamo di capire che cosa fanno sul set, cioè di cosa si occupano. Intanto vi anticipo che il set è una squadra. Cioè, quando io sono contrario, anche se funziona in alcuni casi, mi viene in mente, che ne so, un Fritz Lang, per chi conosce Fritz Lang, abbiamo sentito parlare di questo regista, si dice fosse molto autoritario, fosse quasi un dittatore sul set, e quindi magari funziona anche questo metodo. Io sono più invece per la squadra, per la squadra che lavora gomito a gomito per raggiungere un obiettivo. Io sono per questo tipo di approccio e quindi non urla sul set, che ne so, atteggiamento troppo militaresco, eccetera. Per quanto il set si può paragonare in qualche modo un po' a un ambiente militare. Per quale motivo? Perché ci sono degli ambiti. Ci sono degli ambiti che sono abbastanza blindati in qualche modo. Adesso vedremo. Nel senso che comunque ogni ambito non interferisce nell'ambito dell'altro, tranne che non venga richiesto esplicitamente. Questo un po' accade sui set amatoriali, che magari, che ne so, la scenografa voglia interferire magari col lavoro della costumista o con la regia addirittura. E questa è una cosa che non deve avvenire. Però adesso lo vediamo nella fattispecie. Torniamo un attimo alla sceneggiatura. Abbiamo, diciamo, sviluppato riepilogo, soggetto, quindi l'idea in breve.
il nucleo, il concetto di quello che vogliamo esprimere, quindi 1 o 2 pagine al massimo, dicevo ieri, per quale motivo? Perché ovviamente quando voglio fare un film, quando voglio partire con un progetto del genere, che vi assicuro è un'impresa, vi assicuro che richiede molto, ma molto sforzo, molta passione, un lavoro enorme, non solamente di una persona, ma di una squadra di persone, appunto, di un team di persone. Ecco, nel momento in cui comincio a muovere questa macchina, ovviamente questa macchina si muove e ha bisogno di essere oleata. Come si mette olio negli ingranaggi? Con i soldi, purtroppo, per fortuna, che dir si voglia. E quindi ovviamente bisogna reperire questi fondi per poter partire. Io non ho mai creduto alle persone che dicono ho fatto un cortometraggio a costo zero. Sì, è vero, è possibile magari non spendere soldi, ma se andiamo a vedere un attimino, in qualche modo dei soldi ci sono dietro, perché il lavoro delle persone che è gratuito, comunque per le singole persone ha comportato in qualche modo un sacrificio. E quindi io quando dico, quando parlo di apporto, non parlo solamente di apporto economico, ma di apporto in termini di proprio anche di tempo, perché il tempo è importante per noi esseri umani, no? Ogni volta che mettiamo del tempo in qualcosa, in qualche modo stiamo anche mettendo uno sforzo che secondo me è superiore a quello economico. Per quanto vi consiglio di non lavorare mai gratis, questo è sia per non sminuire voi stessi che anche per non sminuire il lavoro degli altri che fanno questo lavoro per campare. Perché vi capiterà spesso di sentirvi dire, se comincerete questo mestiere, a me capita spesso, ancora adesso, che mi chiedono ma che lavoro fai nella vita? E io dico il regista e mi dicono sì ma che lavoro fai? Cioè, ma come lavoro che fai? Perché è difficile credere che un lavoro che comunque ti è fatto con passione, che comunque è un lavoro creativo, che in qualche modo ti fa anche divertire in quello che fai, è difficile capire che però sia un lavoro, che comunque ti impieghi del tempo, dei sacrifici e che quindi debba essere remunerato in qualche modo. Vabbè, parte questa parentesi che chiudiamo. In che senso dipende? Però sai qual è il discorso? Dobbiamo alzare noi l'asticella, cioè dobbiamo in qualche modo noi, io dico affinare i palati, cioè far capire che quello che facciamo non è gratis, che quello che facciamo ci divertiamo, è vero, ma comunque ci mettiamo della passione, ci mettiamo delle competenze, abbiamo magari studiato per fare quello che facciamo, e quindi non è gratis, dobbiamo farlo capire noi. Essere anche disposti a rinunciare a un lavoro piuttosto che farlo gratis, perché non è giusto, perché non... C'è un altro dipende più Ho sostanziale. toccato un Potrebbe tasto... essere che c'è un progetto comune in cui credono tutti, diciamo la Certo. squadra, e che tutti quanti siano disposti a investire un po' del proprio Quello tempo. è un In altro realtà discorso, è un certo. investimento, tra virgolette, di tutti, paritario, Quello è un altro ed è una discorso, squadra che sì. va. Diciamo che è un discorso che può starci bene quando una persona parte, cioè quando una persona comincia, vuole sperimentare, mette insieme il gruppo di amici e quindi può essere anche una cosa giusta, anche perché in qualche modo è come se fosse un tirocinio. Cioè io sto facendo in qualche modo, io come magari come regista, sto facendo uno stage perché sto imparando delle cose facendo e quindi può essere anche giusto non essere pagati. Ma quando si fa lo scatto successivo, cioè quando si decide di fare questo come mestiere, bisogna essere pagati. Magari, ecco, senza chiedere cifre esorbitanti, rimanendo, capendo un po' il progetto, di che si tratta, se è un grosso progetto o un piccolo progetto, e prendendosi comunque il giusto, ma comunque facendoci pagare. È giusta questa cosa. Quello che tu dici all'inizio è perfettamente comprensibile, ci mancherebbe Diciamo che è altro. l'ultimo modulo del seminario. Ah, ok, poi lo tratterete comunque con Vincenzo Cipriano. Questo argomento, il microfono me lo lascio sul tavolo. Diciamo, le polemiche su queste cose se ne sono viste Eh tantissime. sì. Anche il comune che dice vi faccio esibire, diciamo, dice vi faccio esibire però gratis e pagate pure gli amici. Sì, molte volte si dice, ma tanto Cioè, si fai è esperienza, innamorata di questa certo. cosa che ha alzato un polverone enorme. Quindi Sì, diciamo, perché ci sono siccome ci divertiamo, anche ad io... altri livelli, io non... Certo. Beh, uno pensa, però non sta al di sopra dell'altro, dice, ma io sto lavorando, come fai a dire che non sono divertente? Certo.
No, vi assicuro che, e poi chiudiamo la parentesi, vi assicuro che è un discorso abbastanza particolare, perché io per esempio amo il mio mestiere, lo faccio con passione e onestamente quando lavoro io non mi rendo conto delle ore che passano, non mi rendo conto della fatica, magari poi quando finisco sì, mi cade tutto in testa in una volta, però comunque all'inizio io ho avuto difficoltà a farmi pagare, perché dicevo ma mi sto divertendo, ma sto facendo una cosa che amo fare. Cioè, devo chiedere anche dei soldi per fare quello che mi fa divertire, però bisogna cambiare un po' mentalità. Cioè, bisogna capire appunto che quando ti arriva la bolletta a casa da pagare, non ti dicono, vabbè, non ti preoccupare, tanto se uno che si diverte non me la pagare la bolletta. E quindi è giusto. Sì. Questo veniva a scuola altrimenti. Aspetta che ti arriva il microfono così. Lui suonava il No, no, pianoforte. facciamo non. L'ho visto nascere perché suonava il pianoforte. Gli piaceva il pianoforte. Dopodiché, dopo la terza media, si iscrisse a Roma alla Alla scuola Silvio di. D'Amico. E ha continuato, poi è diventato regista, ha fatto dei film Certo. e è diventato regista. Dopodiché non l'ho più visto perché vive a Roma, non lo Ma lui tanto torna da queste parti. so. Ogni tanto Vabbè, torna a farci eh visita. sì, perché lui è di Grumo, io sono di Grumo, quindi lo conosco bene, quindi siamo stati amici perché lo conosco anche come suonava il pianoforte, che era bravissimo, quindi era fenomenale. Certo. È stato proprio un ragazzo proprio splendido, dotato proprio della Talento. passione, no, della passione del cinema, di essere attore e poi è diventato regista. Quindi. Certo. Sì, va bene. Diciamo che ho toccato un tasto delicato, però eccolo, poi lo approfondirete comunque più avanti con il seminario che si chiama Sono un artista e di lavoro che fai? Quindi io non l'avevo letto. A gennaio ci sarà Come Vincenzo vedete, Cipriano che. se l'ho detto senza averlo letto, vuol dire che è qualcosa che capita spesso agli artisti. Abbiamo previsto tutto nei seminari. Ok, andiamo avanti. Quindi detto questo, io prendo in considerazione l'idea di fare un lavoro in maniera professionale, quindi con dei soldi, comunque alla base, quanti non lo sappiamo perché dipende dal progetto, cioè non si può dire a quanto va al chilo un film, non funziona così, ma comunque bisogna capire appunto da questo punto di partenza, adesso vediamo come, bisogna capire quanto questo progetto con queste pagine, con quello che c'è scritto all'interno, quanto viene a costare? Ok? Fare un preventivo, come si fa in tutti i mestieri, no? Fare un preventivo, un piano dei costi e capire un attimino quanto viene a costare fare questo cortometraggio di quante pagine? Di 22 pagine. Ok? Intanto ieri abbiamo detto che più o meno se formattato in maniera corretta, una pagina di sceneggiatura equivale a un minuto. Quindi io capirei come produttore che questo cortometraggio è praticamente un cortometraggio di 22 minuti. Quindi diciamo che per essere un cortometraggio italiano è un corto abbastanza lungo, perché in Italia, bene o male, lo standard dei corti è più o meno sui 14 minuti. Infatti anche i festival più importanti accettano corti fino a 14 minuti in Italia. Dimmi. Volevo chiedere questa cosa Sì. riguardo Aspetta alla il formattazione. microfono. Sì. Sì, avevo sentito ieri in streaming che avevi parlato di questa cosa della Sì, formattazione, ho ma consigliato diciamo. anche un software, Sì, Final Final Draft, che è Draft. il più, diciamo, utilizzato dai professionisti. E diciamo, io però questa cosa non l'ho ben capita, nel senso che essendo una scena, appunto, per esempio, da un corto può nascere un film, come è successo nel tuo caso, Sì, raro però diciamo, comunque. come fai a dire che la domanda è, se in una pagina dici che equivale a un minuto, quando diciamo quel minuto si può anche dilungare, nel senso che se faccio vedere una persona che cammina, come facessi l'esempio ieri, no, su un viale, questa passeggiata può durare tot. Cioè, posso decidere da Certo. regista di farla durare quanto tempo voglio. Quindi, in che modo riesci a, cioè, attribuisci questo valore? Sì. Allora, intanto c'è una figura professionale che poi vedremo più avanti, che è la segretaria d'edizione, che pochi conoscono quello che fa questo ruolo, e vi spiegherò anche perché si dice segretaria e non segretario, comunque in una società molto patriarcale, diciamo, c'è questo nome al femminile, strano, no? E vi spiegherò per quale motivo. E,
Intanto c'è questo ruolo che fa un'operazione che si chiama minutaggio. Cioè, cosa vuol dire? Che proprio il cronometro alla mano capisce quanto dura un film, quanto dura una sceneggiatura. Si chiama minutaggio questo lavoro che fa questa figura professionale che è molto importante e fondamentale, che, come tutte le figure professionali, che si chiama segretaria di edizione. Detto questo, il bravo sceneggiatore non ti scrive, usiamo ovviamente sempre delle iperbole, usiamo comunque, andiamo agli eccessi. Se io scrivo come sceneggiatore che c'è un personaggio che cammina a piedi da Bari a Napoli, non posso scrivere in sceneggiatura il personaggio cammina da Bari a Napoli. Perché se questa persona dobbiamo, ovviamente è assurdo, ma se dobbiamo vederla mentre cammina da Bari a Napoli, io devo descrivere questo cammino. Cioè non posso scrivere cammina da Bari a Napoli. E beh, che succede se lo devo inquadrare? Se faccio un'ellissi, cioè taglio quello che non mi interessa, faccio vedere semplicemente la persona che parte, taglio la persona che arriva. In 5 secondi ho riassunto un viaggio di 5 giorni, di una settimana, chiaro? Ma se io come sceneggiatore, come? Cioè, per esempio, Oppure fai racconto, però vedere. li scrivo, Sì. e quello è il discorso importante. Se io come sceneggiatore prevedo che vorrò raccontare questo viaggio per intero, cioè voglio per assurdo raccontare un viaggio di 5 giorni, quindi il mio film durerà ovviamente 5 giorni. Devo descrivere questi 5 giorni, cioè cosa accade durante questi 5 giorni di cammino, e quindi ecco che la sceneggiatura, aggiungendo 5 giorni di racconto, ovviamente diventerà molto più spessa come volume, e quindi una pagina sarà di un minuto. Cioè, è chiaro quello che è il concetto, cioè devo scrivere perfettamente quello che accade. Non posso come sceneggiatore dire il personaggio cammina da Bari a Napoli. E che succede durante questo percorso? Non è che uno cammina e basta, incontra magari delle macchine, viene fermato, fa una sosta in un autogrill, qualunque cosa, si ferma lui perché è stanco, si mette a guardare le stelle di notte, cioè accade qualcosa in questi 5 giorni di cammino. Chiaro? Devo raccontarlo. Altrimenti, che succede? Che io lascio libero arbitrio a chi poi dovrà lavorarci. Quindi questa fase è molto precedente alla regia, diciamo, È la fase di di sceneggiatura, sceneggiatura che, assolutamente. diciamo, non. Quindi se io scrivo bene la sceneggiatura in maniera corretta, una pagina equivale a un minuto. Ovviamente sarà magari un po' di più, un po' di meno, ma comunque linea di massima Perché magari siamo lì. Certo. nel teatro queste cose crescono, ecco perché io magari non arrivo a quello che tu stai dicendo, perché magari nel teatro queste cose crescono, cioè nel senso che si parte da un testo, da un'impronta di improvvisazione e poi queste Anche cose se crescono. anche lì dipende dal tipo di regia, cioè quella Appunto più di mi ferro, quella. aspetto che dal punto di vista creativo a un regista, a un sceneggiatore Certo. possa venire in mente mentre lo si fa. Appunto una. Attenzione, io ho detto una cosa molto importante, che una sceneggiatura, pur essendo a tutti gli effetti un'opera letteraria, perché parliamo comunque di qualcosa che è un racconto, ha un inizio, una parte centrale, una fine, uno sviluppo degli eventi, a tutti gli effetti è un'opera letteraria, però si differenzia dalle opere letterarie classiche in maniera sostanziale, perché intanto è un po' un'opera letteraria fantasma, perché? Perché chi la scrive non la vedrà mai pubblicata. Anche qui distinguiamo, capita, operazione di marketing, che un film vada così bene che si decida di pubblicare la sceneggiatura. Che ne so, di farla uscire a livello editoriale, ma non prendiamo i casi limite. Di solito il 99% delle sceneggiature non arrivano mai in forma scritta all'utente finale. La cosa strana è che è un'opera letteraria di tipo praticamente che verrà convertito in immagini, cioè una cosa che viene scritta per diventare altro. Questa è una cosa molto strana, se vogliamo, per essere un'opera letteraria. Perché c'è qualcuno che ci lavora pur sapendo che diventerà altro questa cosa. Quello che ho detto ieri è che quando poi arriviamo alla fine, cioè il film va nella sala, se dovessimo prendere la sceneggiatura iniziale e il film nella sala, nella migliore delle ipotesi, comunque si differenzierebbero le due cose, si distanzierebbero poco o molto. Ok? Ci sono casi in cui
casi un po' limite, in cui addirittura il film sia in qualche modo stravolto rispetto alla sceneggiatura, ok? Quindi se volessimo in qualche modo rendere fedele il pezzo di carta al film, dovremmo teoricamente prendere il film, cioè prendere il DVD, mentre lo guardiamo, proprio sbobinarlo e riscrivere questa, paradossalmente. Perché capita sul set magari l'attore che la battuta non riesce a dirla in un certo modo, o che ti chiede a te regista: senti, ma posso dirla in questo modo qua perché la sento più mia? Oppure, che ne so, magari si fa durante magari le prove, no? Scopri che l'attore improvvisa una battuta e ti piace molto. Che fai? Vai a modificare la sceneggiatura. Ancora più usuale come cosa. Ti capita di andare sulla location, perché una cosa è scrivere e una cosa è poi cercare la location, è tutta un'altra cosa, e ti capita magari di vedere una location particolare che ti ispira e che ti fa venire in mente di modificare leggermente la scena e fare in un altro modo. Ecco perché vi dico che in alcuni casi questo diventa veramente quasi un qualcosa di indicativo, ok? In altri casi è Bibbia, quindi è di ferro la A sceneggiatura. A seconda di chi lo dirige, seconda di chi lo dirige, a seconda di chi lo scrive, eccetera, eccetera. Accendete il microfono e Sì. passatelo man mano che Prego, parlo. prego. C'era Sono mi sa prima un attimo lei? Prova a veramente parlare al microfono così ti piccolo. sentiamo. Ho sentito che stai ripetendo diverse cose Sì. di ieri. Dopo, se ti avanza un po' di tempo, puoi spiegarci dall'idea come nasce quel testo che hai in mano? Ma Sì, in brevemente, maniera dopo, se brevissima. resta. Ok, Ok, grazie. intanto abbiamo visto il soggetto. Il soggetto, quindi io scrivo in poche pagine la mia idea. La scrivo perché in poche pagine, diciamo ieri? Perché intanto per avere sott'occhio io qual è il nucleo, qual è il cuore di quello che voglio raccontare, senza fronzoli, in maniera diretta, capire io stesso quello che voglio raccontare. Poi si è sviluppato, poi lo Adesso ci arriviamo. Però per un motivo anche più pratico, perché ovviamente, dicevamo ieri, per cercare soldi per girare questa cosa, io devo in qualche modo incuriosire, coinvolgere qualcuno che ci metta dei soldi. E quindi come faccio? Devo proporre questo mio soggetto, questo non è un soggetto, ecco, facciamo la differenza. Questo potrebbe essere un soggetto, questo invece è una sceneggiatura. Altrimenti mi vedete con in mano 20 pagine. Questo non è un soggetto. Diciamo che questo qua sia il soggetto, una paginetta, due paginette al massimo. Questo io lo mando a un produttore, ok? Perché il produttore lo leggerà e dirà: però, secondo me è uno spunto interessante, posso farci soldi, cioè posso recuperare i soldi che ci investo. Perché ovviamente, ragazzi, il produttore non è un magnate, non è un benefattore, non è Gandhi, è giustamente un imprenditore, è una persona che deve guadagnare sul suo lavoro. E quindi è ovvio che quando guarda un film, è ovvio che valuterà sicuramente anche l'aspetto artistico, ma soprattutto valuterà se è un prodotto che possa perlomeno fargli recuperare le spese. Altrimenti i produttori chiudono baracca e burattini e il cinema non si fa più. Quindi è anche da artista, lo dico, è giusto anche che sia così. Ok? Certo, aggiungo anche che sarebbe giusto che si guardasse un attimino all'aspetto commerciale, ma anche all'aspetto artistico, sicuramente, diciamo metà e metà, o 60 e 40, o 70 e 30, artistico. Quindi è giusto che io mandi al produttore una paginetta, due paginette, perché dovete mettervi nei panni di una persona che riceve centinaia, migliaia di progetti, e quindi non posso mandargli 100 pagine, non le leggerà mai, vi assicuro. Chiaro, tranne che non le mandi, che ne so, appunto Sergio Rubini, che ha già un nome, ha comunque un mercato, e quindi se le manda 100 pagine Sergio Rubini, magari è diverso. Ma se le mando io a un produttore che non mi conosce, è ovvio che non posso, diciamo, mandargli 100 pagine. Io vi consiglio comunque di mandargli non la paginetta così stropicciata, magari con la macchia di caffè sopra, ma in qualche modo di abbellirla, intanto nella forma. Intanto scrivere in una forma accattivante il soggetto, usando pochi aggettivi possibilmente, presente indicativo, terza persona. Ah,
Tanto poi ti vedrai lo streaming, magari ti sbobini quello che sto dicendo, le cazzate che dico. Si possono dire parolacce, scusate le parolacce. E quindi dicevo, terza persona, presente indicativo, tutto come se accadesse in questo momento qua, anche se magari parliamo di un flashback, parliamo di qualcosa accaduto in passato, e, senza perderci in fronzoli, e dicevo ieri, raccontando per immagini, questa è la cosa importante. Facevo l'esempio ieri. Io non devo scrivere, non scriverò mai, per esempio, che ne so, Domenico pensa a sua moglie, perché sì, suggerisce magari delle immagini, ma posso fare di meglio. Posso scrivere, per esempio, Domenico tira fuori da una tasca la foto di sua moglie e la osserva. Dimmi. Siamo lì, siamo lì. No, no, siamo lì, infatti hai veramente colto nel segno. Domani parleremo anche di Stanislavski, tra l'altro. E quindi suggerire immagini, non scrivere, che ne so, Francesca cammina nervosamente, perché non significa niente. Magari descriverla un pochino meglio. Francesca cammina, che ne so, si ferma, batte il piede per terra, si asciuga il sudore. Cioè, descrivere meglio cosa vuol dire nervosamente. Chiaro? Essere un pochino più attenti a descrivere e a suggerire immagini quando raccontiamo qualcosa. Una volta tirato fuori il soggetto, cerco di essere molto veloce, la fase più importante, secondo me, intermedia, intanto sono due le fasi intermedie tra soggetto e sceneggiatura, sono trattamento e scaletta, che a seconda dello sceneggiatore c'è chi preferisce fare prima la scaletta e poi il trattamento o viceversa. Io pongo massima attenzione alla scaletta. La scaletta secondo me è fondamentale. La scaletta è un po' lo scheletro di quella che sarà poi questa. Ok? È il telaio proprio. Perché pongo massima attenzione? Perché intanto nella scaletta la divido per punti, per questo si chiama scaletta, quindi faccio l'esempio, ieri facevo l'esempio di Titanic, che tutti quanti conosciamo. Io parlo di Titanic perché so che vado sul sicuro, tutti quanti l'abbiamo visto. Credo, se dicessi quarto potere, ahimè, molti direbbero quarto potere? Cos'è quarto potere? Però guardatelo, vi prego, cioè chi fa cinema non può non conoscere quarto potere. Cioè, vi assicuro, in qualunque scuola di cinema, il 90% delle cose, 90, esagerato, buona parte, gran parte delle cose che si studiano arrivano da questo film. Che voglio sottolineare, il film di Orson Welles, scusami, il film di Orson Welles che ha fatto a 25 anni, cioè ragazzi, c'è cioè un ragazzo di 25 anni, ha fatto un film che è diventato storia del cinema, si dice il film più bello della storia del cinema, io sono d'accordo, quindi onore a Orson Welles, genio, 25 anni, mamma mia. Grande attore, regista, drammaturgo, speaker radiofonico, autore teatrale. Vabbè, chi più ne ha più ne metta. Sì, mi sa che tu volevi No, dire. vabbè, no, una E cavolata. diciamo anche le Una cavolata cavolate. brutta. Io ho un trauma Però parla al sul. microfono. Dico, ho un trauma perché quando ero piccola mia madre me l'ha propinato diverse volte, ma Che io vuol dire? impazzivo per seguire la trama, che è Orson complicatissima per una Welles. bambina. Vabbè, sì, per una bambina E forse. quindi ho un trauma, quindi per questo Per quanto c'è il bambino all'interno del Guardate le film. bambine. Lo vedrò, lo vedrò. Mi Guarda, hanno io penso che i film preso. vadano visti nel momento giusto. Io, mi è capitato di vedere dei film, di non apprezzarli in un certo periodo, di guardarli dopo magari un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni e di apprezzarlo, perché magari ero pronto a recepire quel film. Mi sa che è già acceso forse, sento dei rumori. Diamoci Senta, io ho due domande. del tu così, Sì, mi fai allora, sentire vecchio, cioè. innanzitutto mi chiamo Francesco, ho una grande passione per... Da spettatore o da filmmaker? Non lo so, io sto muovendo i primi passi nel mondo del teatro, però il mio Come obiettivo attore? come attore, poi spiego perché. Quindi torna anche domani che facciamo il lavoro dell'attore nel cinema. Però diciamo la mia passione è nata a 5 anni con Zeffirelli, infatti io dico sempre che io sono cresciuto a pane Zeffirelli, perché è stato un po' come il martello sull'incudine. Io avevo una domanda principale, ovvero,
come si pone un attore che allo stesso tempo fa la regia, quindi cura la regia, quindi Woody Allen piuttosto che Vittorio De Sica, piuttosto che Pietro Germi, quindi Carlo Verdone. E quindi come si pone poi una volta affrontando il lavoro rispetto alla sceneggiatura e rispetto all'ensemble degli attori che poi deve coordinare? Ti posso chiedere una cosa? Sì. Tu domani ci sarai? Credo proprio di sì. Ok. La puoi fare domani questa domanda qui? Sì. Perché lo tratteremo perfettamente. È una cosa fondamentale quella che hai detto, il lavoro dell'attore quando fa anche regista, o come si diciamo si confronta il regista con l'attore e viceversa. Quindi ti prego veramente di non dimenticarti di questa domanda qui, di farmela domani. Va bene. Perché sarà un argomento che tratteremo veramente perfettamente domani. E poi la seconda domanda è: quanto fa l'esperienza sul campo rispetto a un regista che ha fatto la scuola? Per esempio io penso a Bob Robertson, che molti non conoscono con questo nome, che è Sergio Leone. Quindi lui, per mascherare un po' il suo essere italiano, gli americani gli proposero di cambiare il nome. Ma c'è un motivo lì, eh? Sì, lo so. Spieghiamolo anche a loro, perché ovviamente lui si stava cimentando con un genere prettamente americano, il western, e quindi andava in un terreno minato. Cioè era impensabile che in Italia si facesse un western. Oggi, addirittura dopo Sergio Leone, quando si parla di western, quasi non ti viene in mente John Wayne, ma ti viene in mente Sergio Leone. Ma allora, immaginatevi, per un americano, era quasi profana, è una cosa dissacrante, sì, pensare che un italiano potesse fare un western. E per questo lui si è dato il nome americano, no? Perché per camuffare un po' la cosa, perché Sergio Leone, ora ovviamente dicendo Sergio Leone ci viene in mente di tutto, ma mettiamoci nei panni di quando Sergio Leone non era nessuno, ok? Quindi lui si è dato questo nome per quindi, in qualche modo camuffare un po', io, nascondersi. Volevo tra l'altro ho avuto, scusami, la fortuna di fare il mio film, faccio anche un po' di pubblicità, il mio film Ice Cream, il film che ho girato in America, a uno dei produttori che si chiama Marco Colombo, che in realtà è quello che ci ha messo i soldi, e Marco Colombo in realtà è il figlio di Arrigo Colombo, che ha prodotto per un pugno di dollari. Quindi poi continuando la domanda, voglio dire, un regista come Sergio Leone, no? Che poi è stato il primo produttore di Carlo Verdone in Bianco, Rosso e Verdone, quando gli chiese come girare, Carlo Verdone, proprio in un documentario che lo affronta su Sergio Leone, dice: lui mi ha fatto cambiare il modo di girare. Ecco, quanto conta l'esperienza sul campo? Cioè, io penso a Sergio Leone quando ha girato William Wheeler, Ben Hur, e quindi si vede poi la seconda parte girata interamente da Sergio Leone, come cambia il film. La corsa delle bighe. Sì, la corsa, molti primi piani, già la si vede. Ecco, quanto fa l'esperienza sul campo? Ti rispondo sinteticamente, sì. È tutto. Cioè è fondamentale. Quindi uno può anche non frequentare, avere un talento. Attenzione, questo non lo consiglio. Io consiglio sempre di studiare. Sì. Cioè nel senso, comunque è fondamentale lo studio. Ma lo studio senza la pratica non è nulla. Infatti le scuole che si rispettano prevedono una buona parte, una sostanziale parte è riservata alla pratica nelle scuole che contano. Perché quello che cioè, quando ti confronti, una cosa è studiare sulla carta. Immaginate un meccanico che studia il motore sulla carta, no? Una cosa invece è sporcarsi le mani di grasso e mettere le mani nel motore e confrontarsi con i problemi pratici. Perché sui libri non c'è scritto l'attore che magari fa i capricci e non vuole fare quella battuta, l'attore che non vuole mettere quel costume, sui libri non c'è scritto. Che ne so, il tempo che non basta per girare quella scena e quindi non la porti a casa. Sui libri non c'è scritto. È sul set, è nella pratica che ti capita quel problema, che lo superi e diventi più forte. Ok? Ho fatto un esempio, ma ci sono mille esempi. Sul set, io infatti consiglio molto a tutti quanti quelli che vogliono fare cinema di stare sui set. Anche a fare i portacaffè, io non mi vergogno, quando stavo a Roma, studiavo a Roma, io ho portato i caffè sui set, non mi vergogno di dirlo,
Ma io portavo il caffè, molte volte mi sono pure caduti perché stavo ero distratto. Perché mentre portavo i caffè, io guardavo che ne so, il regista, guardavo quello che faceva, guardavo il direttore della fotografia. Come posso dire, ero con le orecchie, con le antenne dritte e ascoltavo quello che c'avevo intorno. Ma il set è dove avviene la magia del cinema. Cioè è lì che imparo veramente a fare questo mestiere. Quindi è tutto il set, ma non sottovalutiamo comunque lo studio, che deve essere in parallelo e deve esserci secondo me sempre. Quando un regista smette di studiare, secondo me ha smesso di migliorarsi, ha smesso di crescere. Ma è impossibile, io l'ho accennato anche ieri, è impossibile smettere di studiare, perché la cosa che mi piace molto di questo mestiere è che quando ti affronti un nuovo film, un nuovo progetto, azzeri un po' tutto. E devi in qualche modo diventare esperto su qualcosa che fino a ieri magari non conoscevi. Faccio un esempio pratico che mi riguarda in prima persona. Io ho fatto un cortometraggio 2 anni fa, 2 estati fa, su un argomento che non conoscevo, che è un argomento un po' minore del nazismo, diciamo in qualche modo è un po' meno conosciuto. Che è lo sterminio non degli ebrei che tutti quanti conoscono, ma degli inabili, delle persone comunque con problemi psichiatrici, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho studiato, mi sono documentato perché non conoscevo il problema. E non puoi parlare di qualcosa che non conosci, perché lo scimmiotti, perché giochi a fare quello che ne sa, ma non lo sai. E comunque, non potendo mai diventare esperti al 100%, un bravo regista si avvale anche della collaborazione di persone molto competenti, magari che ne so, un docente di storia o che ne so, perché no, una persona che veramente è stata nei campi di concentramento. Penso a Spielberg quando ha fatto Schindler's List, ok? E quindi deve sempre studiare un regista quando si approccia a un nuovo progetto, assolutamente. Vito, solo una cosa. Sì. Abbiamo mezz'ora per concludere il discorso del riepilogo della Sì. sceneggiatura, poi facciamo una pausa alle 12 di 10 minuti e riprendiamo, vi dico gli argomenti così anche le domande sono inerenti perché affronteremo tutte queste cose qui. Nella seconda parte della mattinata affronteremo la produzione cinematografica. Oggi pomeriggio, tutto il pomeriggio, la regia. Quindi sapete già quali Ci divertiremo. sono le domande che verranno fuori. Adesso dedichiamo questo riepilogo alla sceneggiatura in modo tale che concludiamo il riepilogo, altrimenti non ce la facciamo con gli argomenti. Ok, sì, torniamo a noi, torniamo alla. No, no, fai bene, mi devi richiamare all'ordine. Io parto un po' per la tangente. No, poi Torniamo a noi, torniamo al lavoro sulla sceneggiatura. Parlavamo della scaletta e non voglio sottovalutare questo argomento perché è fondamentale. La scaletta perché dico che è importante nel processo creativo? Perché la scaletta mi permette di tenere sott'occhio, cioè a colpo d'occhio mi permette di avere tutta quanta la sceneggiatura davanti a me. Perché? Perché dicevo, la divido per punti, veramente punto 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera. Ogni punto, sinteticamente, scrivo una sinossi di quello che accade in quella situazione. Non necessariamente per scene intendo location, quindi per esempio scriverei interno giorno, poi lo vedremo che vuol dire, sala del Palazzo Bianchi. 1, 2, esterno giorno, ovviamente quello che accade nel Palazzo Bianchi, che ne so, Domenico spacca il tavolo perché è arrabbiato che Vito sta andando fuori tema, e Nicola mi e mena. Nicola Lomena, no, punto 2, Nicola Lomena, perché è un altro, ovviamente è una conseguenza di quello che ha fatto lui, punto 3, si incavola, come si chiama, Mara. analista, Mara, si incavola Mara. Analisa della comunicazione. Annalisa la comunicazione, dicevo io, si incavola Annalisa perché c'è troppo casino nella sala e non riesce a rispondere alle 1.000 domande che arrivano dagli utenti online e così via. Quindi in pratica io ho sott'occhio dei punti sintetici. La cosa che vi consiglio spassionatamente è di scrivere sui post-it. In America fanno in questo modo qua, sono molto intelligenti, lo fanno anche molti in Italia. Prendono praticamente un tabellone, un cartellone o sul muro, io lo faccio sull'armadio di casa mia, che mia madre è felicissima di questa cosa. Attacco i post-it con tutte quante i vari punti della scaletta e ho sott'occhio, cioè proprio davanti a me, ho sott'occhio tutta quanta la struttura. Poi
Che cosa mi permette di fare questa cosa qui? Di capire, veramente in maniera quasi istintiva anche, di capire per esempio nella struttura quali sono i cali di tensione, cioè dove si arena magari un po' la tensione, l'azione. Mi permette di capire che magari tra questi due punti qua c'è un momento di stanca e voglio alzare un po' il ritmo e quindi magari prendo un post-it e lo metto tra i due, ci metto un post-it tra i due, magari di un altro colore. E ci metto un post-it di aggiunta perché cap ho capito che là c'era bisogno di un intervento, perché c'era un piccolo problemino. Oppure, che ne so, mi rendo conto che c'è una scena che in realtà è inutile, perché va a spiegare delle cose che ho già capito o che non serve far capire. E quindi che faccio? Strappo il post-it, proprio lo stacco dal muro e lo appallottolo e lo strappo. Chiaro? Questa è una cosa che non posso fare. Questa è piccolina, ma non posso fare su un copione di 150 pagine, di 100 pagine, di 90 pagine. È difficile, ragazzi, molto difficile. Ok? Azioni, azioni, accadimenti. E la sinossi, serve per me la scaletta. Attenzione, il soggetto serve per me, ma soprattutto serve per un eventuale produttore. Ok? Cioè lo devo mandare a un produttore. Che lo deve in qualche modo valutare e decidere se starci o meno nel progetto. La scaletta, salvo casi in cui la produzione ti dice voglio capire quello che stai facendo, ma di solito la scaletta, il trattamento, cioè le fasi intermedie, servono allo sceneggiatore. Ok? Solo ed esclusivamente allo sceneggiatore, che molte volte, attenzione, può coincidere col regista. In molti casi coincide col regista. Ok? Quando vedete un film nei titoli di testa, indica molte volte il fatto che il film è scritto e diretto dalla stessa persona. Un film d'autore, diciamo, lo si definisce. Diciamo determinati film dove questa scaletta è Vabbè, oggi siete particolarmente molto presenti, mi piace. questa scaletta è praticamente, cioè prendi i post-it, te li butti a terra e poi li rimetti su a caso, tipo Pulp Fiction, tipo Memento. Cioè, scusami, non ho capito. Ah, hai visto in alcuni film In questa cosa? alcuni, cioè diciamo, voglio chiedere a un esperto del settore, alcuni film che mi hanno particolarmente colpito, come potrebbero essere Hai citato Memento. Memento, che è un capolavoro. Secondo me, Cioè, anche Nolan non secondo ha mai fatto un film del genere dopo Memento. me. Sono Mi d'accordissimo. attirerò le ire dei. È uno dei miei film preferiti. Ho anche Pulp Fiction, dove praticamente tu vedi la fine, poi ritorni all'inizio, poi vedi una parte centrale. Quindi volevo chiedere, diciamo, siccome hai definito questa cosa della scaletta, che serve sicuramente dal punto di vista organizzativo, però mi piacerebbe sapere, appunto, che mi spiegassi magari come invece, fischiare la scaletta in maniera che fosse poi il capolavoro che ne viene fuori. Ah, vabbè, lo vorrei sapere anch'io. Difficile. Lo vorrei sapere anch'io. Difficile. Intanto io vi do un consiglio: quando sentite il nome di un film, consiglio spassionato, annotatevelo e guardatevelo, perché se diciamo che se a lei è piaciuto moltissimo Memento, ci sarà un motivo. Io dico sempre: ci sarà un motivo, devo guardarlo. Magari a me non piacerà, però se è piaciuto molto a una persona, vuol dire che qualcosa ce l'ha sto film. E quindi vi consiglio di guardarvi tutto quello che sentite nominare, almeno durante queste lezioni qua, queste antivirus, odiato PC. Chi utente Mac ha dimenticato cosa sono i virus? Vabbè, ripeto la domanda, in che modo Io può... non posso risponderti a questa domanda, cioè perché se lo sapessi forse non starei qui in questo momento. Come dicevo ieri, non c'è una formula magica per capire, è molto legato all'istinto, cioè non c'è una formula per capire come si fa il capolavoro, come si fa il... magari ci fosse, ma non la conoscono neanche i grandi, cioè neanche Spielberg conosce come si fa un capolavoro. Perché non è che tutti i film di Spielberg sono capolavori, ho citato uno molto commerciale, ma potrei dire Woody Allen, potrei dire qualunque autore che voi conoscete. È un po' legato a tante cose, all'istinto soprattutto, poi alla tecnica, al talento, assolutamente al talento, e poi c'è la tecnica, ma non c'è una formula magica. Ma in quel caso non parte cioè, diciamo, questa cosa parte da un'idea, quindi diciamo la Sì, storia quella è la c'è, base. poi viene diciamo tutta Elaborata. elaborata, quindi in quel caso la sceneggiatura è proprio parte dalla scaletta. L
Diciamo che io dico che un bravo sceneggiatore, un po' quando scrive, quando pensa a un soggetto, già in mente dei punti, assolutamente, anche perché ci sono anche nel soggetto sono già presenti i punti della scaletta, solo che vanno sviluppati. Magari nel soggetto evito di scrivere i dettagli, evito di scrivere delle cose che posso anche, che comunque portano avanti la storia, ma che posso risparmiarmi in due paginette, faccio una scelta di sintesi sul soggetto. Ma quando vado a fare la scaletta, è lì che nasce in realtà l'embrione della sceneggiatura, è lì che nasce, ok? È lì che devo. Io dico sempre che una volta che hai fatto una buona scaletta, secondo me siamo al 60% del lavoro, perché poi è tecnica, perché poi è. Un bravo sceneggiatore ci mette poco a scrivere una sceneggiatura se c'è già una buona scaletta, è lì che si perde tempo, secondo me, perché è lì che devi capire quello che non va, quello che va, quello che funziona. Poi si tratta di tecnica, di altro, ma è la scaletta che ti fa capire già se il film funziona, secondo me. Magari un altro regista, un altro sceneggiatore ti direbbe una cosa completamente diversa. Secondo me è là che capisci se il film funziona, perché hai davanti tutta la struttura, cioè dai un colpo d'occhio e vedi tutto quanto il film. È proprio una mappa, no? Che ti fa vedere da dove parti e dove arrivi. Invece in questo modo qua io non capisco, io non posso rendermi conto se ci sono dei punti che non funzionano, se ci sono dei punti. Faccio fatica, perché non ce l'ho tutta quanta sott'occhio. Ok? Passiamo al trattamento, molto velocemente. Nel trattamento vado praticamente a prendere i punti della scaletta e sotto forma di racconto, senza dividere per punti, vado proprio a sviluppare i punti. Anche in alcuni casi accennando delle battute, anche abbozzando delle battute sul trattamento. Ovviamente il trattamento non sarà di 3 paginette, ma sarà anche di 20 pagine, perché parliamo di qualcosa del racconto, non ancora di sceneggiatura. Una volta che sono contento del lavoro che ho fatto, passo al lavoro di sceneggiatura. Intanto non disdegnate il fatto di poter lavorare in team, in fase di scrittura. Secondo me è una ricchezza. Secondo me non è male, anche all'inizio, avere una squadra di sceneggiatori, lavorare, che ne so, intanto perché c'è un'operazione che si chiama brainstorming, in inglese che torna sempre, significa tempesta di cervelli, traducendo dall'inglese, ovvero di buttare giù tutto quello che viene fuori, tutte le idee che vengono in testa, ma veramente fregandosene se siano stupide, se siano importanti o meno, buttando giù tutto, perché io dico sempre. Se la mia idea è stupida, però comunque può stimolare Domenico, dalla mia stupida idea può nascere la sua idea intelligente, perché lui può prendere il mio stupido spunto e lo può rielaborare, sistemare nella sua mente e tirar fuori una cosa molto interessante. Chiaro? Quindi fate queste cose qua, veramente intorno a un tavolo, in due, tre persone, magari col regista, e buttate giù tutte quante le idee che vi vengono in mente. Alcune non le userete mai, ma alcune sicuramente saranno buone come idee e porteranno avanti la struttura. Arriviamo alla parte finale, perché siamo addirittura d'arrivo, alla sceneggiatura. La sceneggiatura, ovviamente non è più di 3 pagine, 20 pagine, ma sarà della durata del film. Ripeto, una pagina, un minuto. E niente, io non posso dirvi come si scrive una sceneggiatura, vi posso solamente dire come si formatta, perché il contenuto è qualcosa che ovviamente è legato al talento e alla tecnica di ognuno di voi. Possiamo vedere insieme come si formatta e come si comprende una sceneggiatura, come si capisce quello che c'è scritto. Quindi trattamento avrà lo stesso numero di punti che erano presenti nella scaletta, quindi Sviluppati. ogni punto sviluppato per location, Assolutamente. per diciamo richiamo con dei Sì, diciamo che particolari, mentre se nella. viene il costume magari il costume, se Anche viene. perché no? Diciamo che mentre nella scaletta io sono sintetico, io dico, scrivo la sinossi di quello che accade, ripeto, scrivo Domenico spacca il tavolo. E ho capito io, ho capito quello che accade. Nel trattamento scriverei Domenico, che ne so, descrivo un po' magari il personaggio, come vestito, che tipo è, magari un po' anche il carattere del personaggio. E descrivo l'azione, vado un po' più nello specifico, comincio a descrivere un po' meglio quello che accade, descrivo magari anche l'ambiente, il luogo, che poi lo vedremo dopo. L'ambiente
In molti film l'ambiente diventa quasi un personaggio aggiunto. Mi vengono in mente appunto i film di Rubini. Nei film di Rubini, penso alla Terra per esempio, o La Stazione, che è il capolavoro di Rubini secondo me, nei film di Rubini l'ambiente non è un contenitore, cioè non è semplicemente da qualche parte dovevo stare e sto qua. No, nei film di Rubini, e cito un autore italiano, pugliese tra l'altro, nei film di Rubini l'ambiente assume un aspetto particolare. L'ambiente è una radice, è il punto di partenza, è il legame con il personaggio. Lo senti come veramente un personaggio che è aggiunto, che è intorno all'essere umano. È chiaro? E quindi magari scelgo la campagna di un certo tipo, scelgo la casa fatta in un certo modo, scelgo magari un posto che ha un albero particolare, che mi lega, che ha anche dei valori simbolici. L'ambiente non va scelto perché semplicemente è bello. Il bello non esiste nel cinema, esiste il funzionale in un buon film. Cioè tutto è in funzione di quello che voglio raccontare. Quando un film, mio gusto, mio parere personale, quando ci limitiamo a dire che è bello quella location e non ne cogliamo magari quello che significa nel film quella location, c'è qualcosa che non va. Perché vuol dire che è solamente esteticamente valida, ma non ha, come posso dire, non è collocata a livello narrativo, non ha una dimensione, chiaro? Quindi tutto è in funzione del racconto, sempre, secondo me, tutto in funzione del racconto, ok? Quindi poi dal trattamento alla sceneggiatura, il passaggio, diciamo, qual è la molla, cos'è che cambia dal trattamento alla sceneggiatura? Sì. Adesso ci arriviamo, chiudo per quanto riguarda il discorso dell'estetica, sarebbe diverso se dovessi fare uno spot. Dovessi fare uno spot, potrei anche, anzi molte volte ci si affida, anzi il 99% dei casi ci si affida completamente al punto di vista estetico. Pensiamo al fatto che ormai anche la pubblicità di un prodotto per pulire il water, ci mettiamo la bella ragazza, o che ne so, dove non c'entra nulla. Perché? Perché ovviamente mi gioco in quei pochi secondi, mi gioco tutte le mie carte. Quindi per attirare l'attenzione della persona che sta guardando, uso anche armi improprie, uso anche, che so, faccio dei colpi bassi, quindi ci metto la ragazza nuda, svestita, che ne so, provocante o un linguaggio ambiguo, perché in qualche modo devo attirare l'attenzione, non devo far cambiare canale a chi lo sta guardando. Chiaro? E devo incentivare a comprare quel prodotto, quindi ci può stare. Ma un film, quando vai al cinema non puoi cambiare canale, devi stare là. Tranne che tu non esca dalla sala, devi stare là. E quindi il racconto, prima di tutto. Passiamo alla sceneggiatura. La tua domanda era, dicevi, come si passa dal trattamento alla sceneggiatura? Diciamo che se faccio bene i vari step, è un attimo arrivare alla sceneggiatura. È già tutto quanto contenuto, devo solamente scrivere bene i dialoghi, quello sicuramente sì. Come si scrive una sceneggiatura? Intanto divido per scene. Le scene, come si divide per scene? Le scene vengono divise in base alla location. Quando si cambia location, si cambia scena. Quindi se io passo da questa stanza qui alla stanza che sta qui a sinistra, non esterno, ma in fondo a sinistra c'è una stanza, che magari mi sa che è la cucina, comunque io metto scena 1, salone, Palazzo Bianchi, scena 2, cucina, Palazzo Bianchi, ok? Perché c'è un cambio di location. Questo qui servirà sia a me come regista, ma soprattutto servirà anche alla produzione, poi vedremo, per stilare il piano di lavorazione, per capire quante location ci servono, per capire quanto costa il film, eccetera, eccetera, ok? Quindi come facciamo? Scena 1. Mettiamo il nome della location, ma non il nome della location, come posso dire, nella realtà, ma quello che è nel film, nella narrazione, nel racconto. Quindi non metterò per esempio scena 1 Palazzo Bianchi, che è il nome di questo posto qui, ma se questo posto qua è la casa di Francesco, io metterò scena 1, metterò 1 punto e scriverò, che ne so, intanto dove siamo, interno o esterno? Interno in questo caso qua, quindi int abbreviato, poi metterò la location, quindi non metterò Palazzo Bianchi, ma metterò casa di Francesco, salone per esempio, o sala da pranzo, ok? Trattino e devo indicare
dove siamo? In che momento della giornata siamo? Siamo di giorno? Siamo di notte? Giorno, notte, day, night, se vogliamo farlo in inglese. Possiamo indicare addirittura anche se è tramonto, se è sera, se è alba. Di solito però si mette giorno o notte come indicazione. Ok? Questa per quanto riguarda appunto l'intestazione. Quindi vedrete, io prendo per esempio questa sceneggiatura, comincia con manca il numeretto e si incazzerebbe la segretaria di edizione, però comunque c'è esterno sera, interno automobile Piero. Automobile ho preso sempre sbagliato, perché l'automobile di solito si indica come I barra E, interno esterno, perché l'automobile è un po' una situazione ibrida. L'automobile siamo in un interno, ma in realtà è un abitacolo, quindi si indica I barra E interno esterno l'automobile. Prendiamo la seconda scena, ecco, interno sera, lavanderia, gettone, ok? Quindi indico la location, dove siamo interno esterno, che momento della giornata, giorno, notte, qui dice sera, e quindi è ancora più specifico. Poi mettiamo le didascalie, quindi per esempio qua dice Piero, che è il personaggio, lo mette in maiuscolo giustamente perché stiamo introducendo un personaggio. Piero guida soddisfatto la sua Volvo. Accanto a lui, sul sedile passeggero, un altro contratto firmato. L'orologio digitale sul cruscotto segna eccetera, eccetera. Cioè stiamo descrivendo quello che vediamo, ok? Dopodiché qui arriva a mettere al centro Piero in maiuscolo e la battuta. Quindi sta mettendo il personaggio, che è Piero, e la battuta. Qui dice pronto? Ok? A volte si mette sotto il nome del personaggio, si mette un'indicazione che si chiama parentetica, cioè tra parentesi tonde, io metto per esempio un'intenzione dell'attore. Quindi per esempio metto Piero, tra parentesi, piangendo, e scrivo pronto. Quindi l'attore capisce che pronto lo dice piangendo. Si chiama parentetica proprio. Quindi nome del personaggio, parentetica sotto con l'intenzione dell'attore. C'è chi li mette, c'è chi non li mette, e poi la battuta vera e propria. Dopodiché si mette, si continua didascalia, 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 e così va avanti tutta la situazione, tutta la sceneggiatura. Cos'altro vi posso dire della sceneggiatura? Diciamo molto simile a un copione, solo che lo chiamiamo sceneggiatura. Ci sono delle cose che contraddistinguono. Ok, intanto in teatro abbiamo una location, cambia al massimo c'è il cambio di scenografia, ma abbiamo una location. Qui invece indichiamo perfettamente le location, gli ambienti che sono reali nel 90% dei casi, tranne Dogville, per chi l'ha visto, segnatevelo, Dogville di Lars von Trier. A parte Dogville, che è tutto quanto fatto in un teatro, però comunque le location cambiano e cambiano anche le ambientazioni. Sì, ok, grazie. Possiamo trovare a volte, ad esempio, qua vedo, Alberto e nella parentetica è segnato VO, VO, cioè V.O. Questo VO indica voice over. Che cosa vuol dire voice over? In realtà voice off, non è voice over, perché poi vi spiego la differenza tra voice off e voice over. Quindi V normale, non No, V, non W, VO. VO sta in questo caso, credo, anche se non l'ho scritta io questa sceneggiatura, ma sta per voice off. Che cosa vuol dire voice off? Vuol dire che il personaggio in questo momento qua, chi l'ha scritta, non lo immagina inquadrato. Chiaro? È una voce fuori campo. Lo vedremo oggi pomeriggio che significa in campo, fuori campo, off, over, questa differenza qua. Sappiate adesso che se io metto VO, credo indichi, può indicare anche voice over, ma in questo caso penso indichi voice off. Cioè, vi spiegherò poi dopo la differenza, ripeto. Ma in questo caso qua vuol dire che Alberto, mettiamo che sia lui Alberto, c'è un dialogo tra noi due, il regista decide di inquadrare me che sto parlando, ok? Poi parla lui, che è Alberto, e il regista non va su di lui con l'inquadratura, ma rimane su di me. Cioè, perché rimane su di me il regista? Perché vuole capire come io reagisco a quello che sta dicendo. Facciamo un esempio. C'è un dialogo tra un ragazzo e una ragazza. La ragazza dice al ragazzo: sono incinta. Io come regista posso, mi verrebbe automatico inquadrare chi parla. Cioè, diciamo che all'inizio specialmente all'inizio, chi fa questo mestiere qua, viene automatico pensare: vabbè, è ovvio, deve inquadrare chi sta parlando. E perché?
Io come regista voglio vedere la faccia che fa il ragazzo quando gli dice sono incinta, quando viene il ragazzo che sa che la ragazza è incinta. E quindi ritengo più interessante come regista, e anche come sceneggiatore, ritengo molto più interessante non stare sulla faccia di chi parla, che alla fine dice sono incinta, che non è una cosa da poco, ci mancherebbe altro, ma sta sulla faccia di chi ascolta, del ragazzo che ascolta, quello che è successo. In questo caso qua, la voce mia che sto parlando, vi ho fatto un esempio Sì, veramente, va la benissimo. coppia di fatto. Invece spero di avere qualcuno come mia moglie. Ok, parliamo di una. Facciamo finta che ci sia lei. Lei mi dice sono incinta. Io inquadro me perché. Io inquadro me. Lui che è regista inquadra me perché vuole vedere la mia reazione. In questo caso, lei che sta parlando e che non sto inquadrando è una voice off. Perché non è inquadrata e quindi la voce, l'emittente, colui che emette la voce, non lo stiamo vedendo. Quindi indico qua un VO, voice off, chiaro, è fuori campo, non è inquadrato. Poi vedremo, questo è un piano d'ascolto, ma lo vedremo più tardi. Mi sa che abbiamo quasi finito. Altre indicazioni che potete vedere in sceneggiatura sono a volte le indicazioni di macchina, che io non metto quasi mai, secondo me non dovrebbe mettere uno sceneggiatore, perché in qualche modo sta dicendo al regista inquadra in questo modo qua, ma non è tua competenza. Cioè tu devi fare lo sceneggiatore e quindi non mi puoi dire come devi inquadrare. Quindi secondo me è sbagliato mettere in sceneggiatura le indicazioni di macchina, tranne che non faccia la sceneggiatura il regista. Allora ci può anche stare, ma potreste trovare in sceneggiatura indicazioni come per esempio primo piano del personaggio, poi vedremo dopo che è PP eccetera eccetera, vedremo dopo le abbreviazioni. Posso trovare scritto la macchina da presa inquadra, che ne so, Salvatore che cade, e trovate la MDP, che non è una parolaccia, la macchina da presa, MDP, inquadra, che ne so, il personaggio che sta camminando. Però ripeto, un bravo sceneggiatore non mette di solito indicazioni di macchina, di regia in sceneggiatura, appunto non è sua competenza farlo. Al massimo può dire al regista, io me lo immagino in questo modo qua, ma il regista direbbe grazie, ne terrò conto sicuramente, ma magari ne tiene conto poi. Altra cosa che potete trovare in sceneggiatura è per esempio fade in, fade out oppure fade to black. Fade to black vuol dire quando praticamente dall'immagine andiamo a nero. Fateci caso d'ora in poi, quando vedete un film, diventiamo spettatori un po' più attenti a quello che vediamo. Farete caso che molte volte nei film capita che un'inquadratura, quindi un'immagine, vada a sfumare verso il nero, cioè vada a diventare schermo nero. Non mi piace sminuire il tutto dicendo che è così. Però di solito quel tipo di operazione là vuol dire, paragonandolo a un racconto, vuol dire punto e a capo, vuol dire che si apre un nuovo capitolo, che si chiude qualcosa e si apre un'altra cosa, volendo minimizzare la grammatica cinematografica. Quindi come se fosse un punto e a capo, fade, purtroppo in inglese, fade to black. Traducendo sarebbe dissolvenza a nero. È chiaro cosa vuol dire? L'immagine diventa nera, diventa un quadro completamente nero. Può esserci anche il fade to white, ma è veramente rarissimo. Magari negli spot si usa un po' di più, ma nel cinema bisogna essere un po' più pazzi per fare una cosa del genere. Rarissimo. Tranne che la storia non lo richieda, ci mancherebbe altro. Magari c'è un personaggio che va in paradiso e io faccio vedere che muore, dico una cazzata, dico una cavolata, muore e l'immagine diventa bianca perché voglio far capire che è andato, dico una cosa molto didascalica, voglio far capire che il personaggio adesso è in un ambiente puro, etereo, eccetera, eccetera. E niente, mi sa che ore sono? Abbiamo 7 minuti, giusto? Se va bene questo orologio. Avete domande così? Mi sa che abbiamo detto più o Io meno. facciamo un'osservazione, mi ha colpito tantissimo l'equivalenza un minuto, una pagina, un minuto, che mi porta Ti sembra strano? mi sembra molto, diciamo, densa di significati Bella e questa cosa. di, sì, perché mi riporta al tempo della parola scritta, detta ad alta voce. Incrociando l'immagine proprio, cioè è una traduzione in tempo dello spazio e c'è tutto un mondo che si apre che mi. Sarebbe contenta una segretaria di edizione di sentire questa cosa. Io infatti, Dimmi. no, avevo Sì.
domanda che era inerente, cioè nel senso che quando tu parlavi di impostazione della pagina che dura un minuto, no? Molto descrittiva come i romanzi, perché devi proprio sì. vedere quello che sta accadendo. La tecnica che tu poi dicevi di scrittura, cioè quando poi incominci a scrivere la sceneggiatura, oltre tu parlavi di tecnica, poi ognuno ha la sua tecnica. Certo. Qual è sta tecnica? Io per tecnica intendo non la formattazione. Ragazzi, la formattazione è una cavolata. Dicevo prima, questo Final Draft, perché è un programma per scrivere sceneggiature, ma ieri dicevo anche che va benissimo anche scrivere con la macchina da scrivere, anzi magari è una cosa molto romantica, come faceva Kubrick, con la macchina da scrivere, no? Quelle proprio, sai, le Olivetti lettera 22, come cavolo si chiamavano. E va benissimo anche quello, cioè non è che non funziona se non scrivo con l'ultimo software, ma il Final Draft per esempio è un programma in cui non devo fare praticamente nulla di formattazione, cioè non è che Final Draft mi scrive il capolavoro, io mi metto così e dico vai, scrivi, e Final Draft mi produce, cioè mi scrive una sceneggiatura fantastica, oppure io non guardo, batto i tasti e Final Draft mi scrive, che ne so, Quarto Potere. Magari funzionasse così, anzi no, che palle se funzionasse così, più bello che come funziona adesso. E Final Draft mi aiuta nella formattazione, cioè Final Draft, io vi faccio un esempio, con Word io dovrei fare perdere tempo a mettere, che ne so, il personaggio in maiuscolo, dovrei perdere tempo a mettere, ad allineare al centro la battuta, dovrei perdere tempo ad allineare a destra il fade to black. Invece Final Draft fa tutto da solo, chiaro? Mi mette quel font, il font diciamo più utilizzato, quella grandezza di font, mi allinea a destra la didascalia, al centro il personaggio e la battuta, a destra mi allinea la transizione, eccetera, eccetera. Mi aiuta in quello Final Draft, solo in quello. Non è quella la tecnica di cui parlavo, la tecnica è quella che ognuno di noi è il talento, e il talento è al servizio poi del racconto, ma... non si può dire cos'è la tecnica, cos'è il talento. Anche perché magari potremmo parlare di tecnica, ma ci metteremmo non tre giorni, ma ci vorrebbe un seminario di un mese. E io sottolineo che non so, io scrivo le mie cose, ma non mi riesco a definire sceneggiatore. A malapena mi riesco a definire regista, perché mi pesa molto ancora il nome regista, dicevo anche ieri. Do molta importanza a questi appellativi, no? Regista, sceneggiatore, produttore. Io mi immagino sempre grossi nomi, immagino sempre quando dico faccio il regista, mi piace dire questa cosa qua, mi diverte, immagino Orson Welles, che so, Rossellini, Visconti, che mi danno uno schiaffo da dietro e mi dicono, oh, regista. Poi, Forrest Gump, lui dice stupido è chi lo stupido fa, io dico regista è chi regista fa, e quindi se faccio il regista, sono regista. Che devo dirvi, però io diciamo ancora mi costa fatica dire faccio il regista, o ancora peggio sono un artista, mamma mia che parola enorme, quindi niente, mi sa che abbiamo forse un'altra domanda, ce la facciamo eventualmente, tu oggi sei molto taciturno. Sì, l'unica cosa che forse è stata detta, può essere importante, era il discorso sulla storia, si deve basare su equilibrio. Sì, quello entriamo più nel racconto, sì, ieri abbiamo visto questa cosa qui, diciamolo in questi due minuti, che se andiamo a esaminare qualunque tipo di storia, qualunque tipo di film, noteremo che c'è quasi un archetipo, quasi uno schema ricorrente. In tutti i film, se ci fate caso, lo schema ricorrente è una situazione iniziale di equilibrio, interviene qualcosa a interrompere quell'equilibrio, a sconquassare quell'equilibrio. Dopodiché c'è una parte centrale, quindi un inizio con un equilibrio, dopodiché c'è una parte centrale con una serie di accadimenti, è chiaro, e quindi uno squilibrio centrale, dopodiché alla fine, dopo il climax, dopo la... non ho mai capito se è climax o climax, vabbè comunque quella parte lì, climax, grazie, dopo la va bene un po' d'acqua. Dopo la parte, il colpo di scena finale, diciamo così, c'è un riequilibrio, c'è una nuova situazione di equilibrio, che attenzione è diversa dalla situazione di equilibrio iniziale, non è uguale. Qui abbiamo un equilibrio iniziale, uno squilibrio
è un equilibrio finale che è diverso dal primo equilibrio. Chiaro? Attenzione, che non vuol dire che l'equilibrio finale ha un lieto fine, non vuol dire questo. Magari, che ne so, è una persona che è morta, una famigliola felice, ok? Mi viene in mente 21 grammi. Famigliola felice, a cui muore, a lei muore, che ne so, 21 grammi, muore il marito con le due figlie. Quindi l'equilibrio iniziale stravolto. Accadimenti, accadimenti, accadimenti. Alla fine lei trova pace perché conosce un altro uomo, si innamora di quest'altro uomo e trova pace. Quindi che succede? Che c'è un equilibrio iniziale, il mulino bianco, parte centrale con accadimenti, alla fine lei trova pace con un altro uomo, c'è un nuovo equilibrio che non vuol dire che è un lieto fine, comunque questa qua ha avuto una tragedia nella sua vita, ma c'è un equilibrio finale comunque, lei è tranquilla con un'altra persona, chiaro? Un nuovo equilibrio. Ho preso 21 grammi praticamente come uno a caso, mi è venuto in mente. Ok, mi sa che siamo in pausa, io ovviamente rimango, sì, se volete, a vostra disposizione, sì, magari ci alziamo, però interrompiamo la diretta streaming. Ciao, a dopo. Sì, sì, no, volevo solo ricordare di, se dovete interagire per chi è in diretta streaming, di scrivere dei messaggi, delle domande sulla pagina di Teatro Sospeso e noi poi le faremo qui direttamente. Ci vediamo fra un quarto d'ora massimo. Okay. Ciao.